L'argomento di questo incontro è il chiarimento di un aspetto molto interessante e intrigante che viene dagli sviluppi tecnologici scientifici in campo genetico e che si tratta di capire se esiste la possibilità di identificare chi è ebreo mediante un esame genetico. È una prospettiva che per certi versi è interessante, al limite anche affascinante, e per altri versi estremamente problematica, perché ci richiama alla mente tutte le ricerche che i razzisti facevano per identificare razzialmente un ebreo sulla base di determinate caratteristiche fisiche, e ancora allora la genetica come la conosciamo adesso non si sapeva praticamente nulla. Oggi forse ci potrebbero essere degli strumenti. Ora, alcune scoperte in questo senso sono state fatte, saranno l'argomento di questa nostra conversazione e vedremo con quali attenzioni e con quali cautele tutto questo discorso può valere. Può valere semplicemente in campo ebraico. Poi vediamo se ha senso o se è pericoloso o fuori. Allora, la genetica, lo studio dei cromosomi in particolare, ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni e continua a farlo in maniera tumultuosa. E questo offre risposte a tantissimi problemi, problemi anche legali, oltre che problemi specificamente medici, e di queste novità noi in un modo o nell'altro già facciamo uso. Non è soltanto il problema che quando si vede una serie televisiva in cui si deve identificare il responsabile di un delitto ci si trova una traccia biologica, poi si fa l'esame del DNA e si incrocia. Questo è uno degli aspetti, ma anche in campo ebraico noi oggi queste cose cominciano a essere di utilizzo. Faccio due esempi che riguardano cose che sono successe proprio a Roma. Un esempio, sono esempi un po' colleghi, ma comunque molto interessanti. Tutti quanti sappiamo che il 24 marzo del 44 ci fu la strage delle Fosse Ardeatine, in cui vennero uccise 335 persone, e che a luglio, dopo la liberazione, quell'anno, il professor Ascarelli, che era medico legale, guidò una squadra che identificò le vittime, lasciando 11 ignoti non identificati. Si sapeva per vari canali che determinate persone fossero tra i caduti non identificati, tra questi un romano, ebreo romano Moscati, però non si sapeva quale fosse, si presumeva che fosse in una delle 11 tombe degli ignoti. Finalmente è cominciata, grazie alle possibilità offerte ora dalla scienza, una operazione di identificazione attraverso il DNA, quindi i parenti stretti di questo Moscati sono stati esaminati, è stato fatto un match con una tomba che si presumeva, con i resti presenti in una tomba che si presumeva che fossero suoi. E questo non, assolutamente non c'era corrispondenza, al che la ricerca si è allargata a tutti gli aperti e finalmente si è trovato quello corrispondente. E quindi grazie a questa ricerca noi oggi siamo in grado di dire con certezza che questa persona è stata vittima delle Fosse Ardeatine e qual è la sua tomba e sulla quale i parenti possono finalmente venire a dire tefillà, e noi lo ricordiamo nelle nostre preghiere. La cosa non si è fermata qui perché sono state identificate altre vittime, ma ce ne stava un'altra persona di cui non si sapeva praticamente niente, era un ebreo non italiano di passaggio per Roma che venne incastrato in questo terribile meccanismo. C'era qualche sospetto, è stato trovato il fratello di questa persona, ormai anziano, che vive in Israele, è stato prelevato il DNA a lui. È stato fatto il match con una delle tombe degli ignoti e anche questo è stato identificato. Questa è una storia di pochissimi mesi fa, doveva venire il fratello
a visitare il mausoleo, non è potuto venire per la questione costi. Questo per dire l'importanza. E adesso un altro campo, sempre poco allegro, ma nel quale almeno abbiamo tirato un respiro di sollievo, vi faccio vedere questa immagine. Questa immagine forse si capisce poco di che si tratta, è una saponetta. È una saponetta particolare perché è una saponetta fabbricata dai nazisti. C'è una sorta di leggenda o verità, punto interrogativo, per cui questa sigla RIF significa in italiano che si tratta di fat, fet, israelitice, che sia grasso puro di ebreo. Quindi c'è una sorta di leggenda per cui queste saponette fossero state fatte dai nazisti con il grasso delle loro vittime ebree. Una volta da me in ufficio una signora che mi ha praticamente scaricato questa saponetta che aveva ricevuto come tristissimo ricordo una volta che negli anni 60 aveva visitato Cracovia in Polonia. Se l'era portata con sé, se l'era tenuta dentro casa e poi ha detto non ce la faccio più a tenerla dentro casa, l'ha voluta dare alla nostra comunità e anch'io francamente avevo un grande imbarazzo a tenere un reperto del genere. Immaginate che sia stato fatto col grasso di una vittima ebrea. Per cui che cosa ho fatto? Finalmente sono riuscito a contattare un istituto di genetica all'Università di Tor Vergata dove si sono offerti di farmi l'analisi del DNA di ciò che si trova dentro questa saponetta, con tutto il fatto che quando si fa una saponetta ci sono processi chimici che trasformano radicalmente le molecole. In ogni caso hanno fatto l'indagine e la domanda era: si tratta di grasso umano o di grasso animale? La risposta: si tratta di grasso animale. Quindi queste saponette, questa non è la decodificazione, si tratta di grasso umano, non sono state fatte con grasso umano. Questo per dire cos'è importante la ricerca genetica oggi. Adesso veniamo al nostro problema. Il nostro problema riguarda una scoperta recente che si riferisce al DNA e in particolare al DNA mitocondriale. Adesso dovrete sopportare qualche breve spiegazione essenziale di che cosa si tratta. Allora, prima di tutto faccio vedere delle immagini. Allora, in ogni cellula del nostro corpo, quasi tutte le cellule del nostro corpo, noi conserviamo come esseri umani 23 coppie, in tutto 46 di cromosomi, che sono dei corpicini che sono conservati dentro la parte centrale della cellula che è chiamata nucleo. Ci sta il nucleo, la parte centrale, e la parte esterna che è il citoplasma. Dentro al nucleo ci stanno i cromosomi. E questi cromosomi praticamente contengono tutte le informazioni che servono per creare un organismo e per adattare il suo organismo a tutte le cose. Queste informazioni sono praticamente in che cosa consiste il cromosoma? Consistono in filamenti lunghissimi che sono fatti a forma di spirale e la sostanza di cui sono fatti è chiamato DNA, acido desossinucleico. Allora, quello che è importante è capire qual è la struttura interna. Non vi spaventate, vi spiego tutto molto semplicemente. La struttura interna è fatta da un'alternanza di quattro lettere. Quattro lettere che indicano quattro composti differenti: A, C, T, G, adenina, citosina, timina e guanina. Queste quattro lettere, e come immaginate come ci sia una pagina di giornale in cui invece delle 26 lettere dell'alfabeto, le lettere che fanno le parole sono soltanto quattro e che si alternano. Quante sono in tutto le lettere? Se uno riesce a srotolare tutti i cromosomi e tirar fuori tutte le lettere, quante lettere in fila ci abbiamo di queste qua? Ce ne abbiamo 3 miliardi. 3 miliardi. A che cosa servono queste lettere? Servono a dare l'informazione genetica. Praticamente un gruppo di 3 lettere in fila, un gruppo di 3 lettere in fila, e le combinazioni possibili di 3 lettere, triplette sono chiamate, sono 64, quindi può essere AAC, AAC, ATC, quello che volete, tutte queste combinazioni possibili sono 64 e molte di queste combinazioni servono a identificare ciascuna
una determinata sostanza che è l'amminoacido. Che serve tutto questo? Qua vedete, questa è la successione delle lettere, ok? Quando l'organismo vuole costruire una proteina, la proteina sono le cose essenziali che costruiscono il nostro corpo, i muscoli, soprattutto la carne e tutta la proteina, va bene? Le proteine sono fatte da catene di singole sostanze attaccate l'una all'altra che si chiamano amminoacidi, sono tutte differenti l'una dall'altra, ce ne sono un po' più di 20, e per identificare qual è la proteina, l'amminoacido da mettere per quando si fabbrica la proteina, si prende una tripletta, cioè una serie di tre di queste lettere, tre di queste lettere identificano un amminoacido speciale e si va avanti. Ed è così che è costruita il nostro corpo umano. Ora, qua abbiamo 3 miliardi di queste lettere, 3 miliardi di queste lettere. E molte di queste successioni sono identiche da ogni essere umano ad altri esseri umani, cioè la serie che codifica l'insulina è uguale per tutti, per esempio, ma ce ne sono altre che sono specifiche, per cui gli esseri umani sono tutti uguali e tutti differenti, per far presente che anche con gli animali superiori noi condividiamo almeno il 90% di DNA uguale a quello degli animali superiori, ma poi ci sono le differenze, e queste differenze specifiche fanno la differenza dell'individuo. Ora, che cosa succede? Che ogni individuo è differente, e poi quando una cellula si divide e si riproduce, perché le cellule non sono eterne, si devono moltiplicare, no? Si devono duplicare, e duplicandosi si dovrebbe fare un'esatta copia dell'originale. In realtà, pensiamo a 3 miliardi di lettere, qualche volta ci scappa l'errore. E questo errore che scappa, qua, al posto della C, qua ci potrebbe essere una A, ok? Questo errore, che cosa significa? Che quando si vanno a costruire le proteine, determina uno sbaglio, perché la combinazione di 3 lettere successive, se ci sta una lettera differente, indica qualcos'altro. Allora, qualche volta l'errore è assolutamente innocente, non serve a niente. Qualche altra volta è un errore che è incompatibile con la funzione, per cui quella cellula non è più in grado di fare la funzione, ma altre la fanno. Qualche volta succede un disastro, nel senso che questo errore induce delle modificazioni, molti dei tumori sono dovuti a questi errori. Allora, finché l'errore riguarda la duplicazione di una cellula del nostro corpo, questa variazione rimane là con la cellula del nostro corpo, ma se invece si riferisce alle cellule che devono dare vita a un essere umano nuovo, che sono gli spermatozoi per gli uomini e le cellule uovo per le donne, allora queste modificazioni, mutazioni, si trasmettono alla prole, si trasmettono alla prole. E quindi un errore si trasmette da padre in figlio, da madre in figlia. E questo però, la presenza, l'identificazione di questo errore o di questa variante, che può essere tutto innocente, semplicemente una variante, è quella che ci consente di dire che due persone sono legate una all'altra biologicamente. Abbiamo visto il caso delle fosse ardeatine, un gruppo di fratelli condivide determinate zone uguali, per cui uno, una persona X che ha queste determinate zone uguali può essere identificato come loro fratello, loro figlio, loro discendente. Ok. Allora, questa è tutta la base del gioco. Ora, che cosa significa il DNA mitocondriale? Prima di tutto, come funziona la nascita di un nuovo essere umano? La cellula uovo contiene 23 cromosomi, lo spermatozoo dal parte del maschio contiene 23 cromosomi. I 23 cromosomi del padre si uniscono ai 23 cromosomi della donna e quindi abbiamo 46 cromosomi nella cellula fecondata che comincerà a dividersi e darà origine a un nuovo essere umano. Quindi ogni essere umano porta con sé i 23 cromosomi del padre e i 23 cromosomi della madre. E quindi quando noi abbiamo una struttura nel nucleo con i cromosomi, questi possono essere stati ereditati sia dal padre che dalla madre. Ora,
Il DNA, come si è detto, sta tutto nel nucleo. Sta tutto nel nucleo o no? Esiste una parte di DNA che non sta soltanto nel nucleo ed è quello che è chiamato DNA mitocondriale. Se noi facciamo riferimento a una cellula, questa è una cellula che è stata divisa per far vedere come è fatta. In questa cellula ci sta il nucleo che contiene i 23, le 23 coppie di cromosomi, ma ci sono anche altre particelle. Queste particelle servono a tanti scopi e si chiamano, alcune di queste particelle si chiamano mitocondri, sono fatti così e servono praticamente per creare l'energia, trasformare gli alimenti che noi ci mangiamo in energia. Sono mitocondri, quindi sono particelle che sono sospese dentro la parte della cellula estranea al nucleo. Questo è il nucleo, questo è il citoplasma. Questi sono i mitocondri. I mitocondri conservano anche loro acidi nucleici, anche loro ce li hanno, però non sono i 3 miliardi di lettere che abbiamo visto nei cromosomi del nucleo, sono molto molto di meno, sono 16.000, cioè una catena di DNA fatta da 16.000 lettere, 16.000, 16.000 rispetto a 3 miliardi. Allora perché ci si concentra l'attenzione sul DNA mitocondriale? Perché succede una cosa molto interessante ed è questa. Allora, quando c'è l'unione tra lo spermatozoo e l'ovulo, l'ovulo è questa grossa cellula che vedete al centro, lo spermatozoo cede i suoi 23 cromosomi dentro il nucleo e quindi i 23 della madre e i 23 del padre si uniscono e danno origine ai 46 qua. Ma questa cellula, una volta fecondata, comincia a dividersi. Questa cellula della mamma, l'ovulo della mamma, contiene al suo interno anche dei mitocondri. E quindi che cosa succede? Che quando comincia a dividersi, il nucleo sarà quello formato dall'unione del padre e della madre, ma i mitocondri sono tutti della mamma e quindi il DNA dei mitocondri lo si eredita soltanto dalla madre. Perché non dal padre? Perché? E qua, questa è la struttura dello spermatozoo, questa è la testa in cui ci sono gli acidi nucleici che vanno a finire a mescolarsi con quelli del nucleo della madre, e in questo collo ci sono i mitocondri, però il dogma della biologia, che comincia ad entrare in discussione da 2 anni, il dogma della biologia vuole che dentro l'ovulo entri soltanto la testa. Il collo con i mitocondri non c'entra. Che cosa significa? Che i 46 cromosomi contengono parti materne a metà e paterne. Ma i mitocondri sono soltanto della mamma. Ok? Per cui se il mitocondrio della mamma contiene il DNA con specifiche varianti, le varianti che ottiene il figlio e la figlia vengono ereditate soltanto dalla mamma. Quali sono le varianti che possono crearsi? Le varianti sono quelle che abbiamo visto prima, vedendo com'è fatta la struttura del DNA. Se in una catena di lettere A, G, T, C, eccetera, eccetera, noi scappa la modifica, per cui qua al posto della T ci sarà una C, cosa che può succedere, scappa al momento in cui si forma la cellula uovo, questa modifica si trasmette alla figlia e la figlia la trasmette alla figlia della figlia, alla figlia, figlia, eccetera, eccetera. I figli non la possono trasmettere a nessuno, ma le figlie le possono trasmettere a qualcuno. Ora, tutta questa storia è fondamentale perché serve per ricostruire la genetica della specie umana. Perché questo è come è fatta, adesso vedete, questo è il disegnino che lo rappresenta, questo è come compaiono questo DNA mitocondriale al microscopio elettronico. E questo è lo schema di cui
con cui questo cerchio, questa collana è fatta. Abbiamo detto sono 16.000 lettere, alcune hanno scopo specifico e qua ci sta una zona particolare, questo pezzettino qua, chiamato con la sigla HVRIHVRII, ok, nel quale, come peraltro nel resto, si possono creare delle modifiche. Queste modifiche, che cosa sono? Queste modifiche sono dei piccoli sbagli che sono del tutto innocenti per quanto riguarda la funzionalità del mitocondrio, ma che si trasmettono. Per cui, se 5.000 anni fa Eva ha avuto una modifica nel suo DNA mitocondriale, tutti i discendenti, e le discendenti specificamente, di Eva ce l'avranno addosso. Se la modifica è successa 2.000 anni fa e non 5.000 anni fa, questa alterazione ce l'avranno soltanto le persone che discendono da questa cosa che è nata 2.000 anni fa, non ce l'avranno gli altri esseri umani. In questa maniera si può, identificando queste alterazioni, si può costruire un albero genealogico dell'intera umanità. Lo stanno facendo, praticamente stanno dimostrando che tutti gli europei fanno parte di un gruppo specifico di madri e così via. E così via per tutta. E quindi la cosa viene fatta praticamente costruendo un albero genealogico. E in base alla distribuzione di queste alterazioni, queste mutazioni, si può dire che questa mutazione è avvenuta 2.000 anni fa, 1.000 anni fa, una settimana fa. Ok. Allora, per quale motivo tutto questo ci interessa dal punto di vista ebraico? Ci interessa perché sono state identificate quattro mutazioni caratteristiche differenti una dall'altra collegate in questa zona. E queste mutazioni sono presenti in circa il 40% degli ebrei ashkenaziti. In circa il 40% degli ebrei ashkenaziti sono queste mutazioni specifiche, che sono state ereditate da quattro donne differenti. Qualcuno ha ironizzato dicendo qua abbiamo le quattro madri di Israele, che è la famosa storia di Petra, le quattro madri di Israele che ci hanno fatto ereditare questa cosa. Non tutti discendiamo dalla stessa madre. Chi discende da una madre, la madre A, la madre B, la madre C, la madre D. Ed è stato trovato questa cosa nel 40% degli ebrei ashkenaziti. Quindi questo è un segno estremamente importante che può dire che se lo trovi potresti dire che la persona è figlio, è discendente per via materna di quella determinata antenata, che magari non era ebrea, magari è stata una donna non ebrea che per motivi X è stata inglobata nel popolo ebraico, per conversione, per acquisto di schiave, eccetera, eccetera, come poteva succedere 2.000 anni fa, e magari da queste discende un'enorme discendenza che troviamo in persone ebree della nostra generazione. Per quale motivo la cosa salta agli occhi? Perché noi molto spesso ci troviamo di fronte a delle persone. E l'emigrazione dalla Russia ha fatto esplodere questo problema, ma questo problema non ce l'abbiamo mica soltanto in Russia, ce l'abbiamo dappertutto, anche qua in Italia. Di persone che dicono: presumo di essere ebreo, ma non posso dimostrarlo, perché non ho i documenti, perché non so chi erano i miei antenati, chissà dove stavano, eccetera, eccetera. I documenti sono andati a fuoco, perduti, la guerra, la Shoah e così via, battesimi, tutti i tipi. Queste persone vengono e dicono: però potrei essere ebreo. Come fate l'analisi del DNA mitocondriale? Ammettiamo che facendo l'analisi di DNA mitocondriale troviamo queste mutazioni specifiche. Allora, se noi troviamo queste mutazioni specifiche, la persona può essere considerata ebrea? Perché qui entra in gioco una regola fondamentale che tutti sappiamo. Come si fa a essere ebrei? Ebrei ci si diventa in due maniere differenti. Uno, per nascita da madre ebrea, due, per conversione. Chi nasce da madre ebrea è automaticamente ebreo. Se noi troviamo in una persona un segno di
Appartenenza al popolo ebraico con elma che Davide al collo, ma l'alterazione, la mutazione specifica in questi siti che troviamo in 40% ashkenazili, questo dimostrerebbe che questa persona discende da madre ebrea per tutte le generazioni. E se uno discende, se uno non ci ha potuto fare la nonna, la bisnonna, la trisavola, anche 20 generazioni fa c'aveva l'antenata ebrea, se tutto quanto è sceso per via femminile, la persona è ebrea perché l'ebraicità si ha dalla madre. Con tutto quello che può essere stato il padre, l'ebraicità si ha dalla madre. Quindi il padre in questa vicenda non conta. D'altra parte, si può essere ebrei per conversione all'ebraismo. E quindi, quando una persona donna, non ebrea, entra nel popolo ebraico, si porta appresso tutto il suo bagaglio genetico. I figli di lei, se lei si è convertita all'ebraismo, saranno automaticamente ebrei con un bagaglio genetico completamente differente. Per cui questi meccanismi non sono, rimangono patrimonio, questi markets non rimangono patrimonio esclusivo del popolo ebraico, perché ci sono due correnti differenti. Ci sta una corrente che porta persone estranee dentro all'ebraismo. Abbiamo detto che queste varianti possono essere state introdotte da madri non ebree 2000 anni fa. E poi ci sta anche la corrente di chi esce fuori. Immaginiamoci una persona, pensate, a Roma ci sta, tutto il periodo del ghetto ci sono stati circa 6, dai 6 ai 10 battesimi all'anno. Persone del ghetto che per motivi vari si convertivano, se erano donne. Quindi noi abbiamo per secolo circa 300 donne. Se queste donne si sono riprodotte, scomparse completamente dall'ebraismo e avevano dei markers significativi che noi ci abbiamo sparpagliati nel territorio tutta una serie di persone che hanno questi markers e che non hanno la più minima idea della loro ebraicità. Allora la domanda è: se viene una persona da fuori e dice io ho questo marker praticamente, posso essere considerato ebreo? Come si risponde alacricamente a questa domanda? E allora, dal campo specifico della biologia, adesso passiamo a quello della halakha, dove se le cose erano complicate a questo punto, diventeranno ancora più complicate. E vi faccio vedere come si ragiona in halakha su questo punto. Allora, in halakha vale, in caso di dubbio, il principio della maggioranza. La maggioranza che cos'è? Facciamo il caso che si trovi in una strada un pacco che contiene della carne. Questa carne è kasher o no? Se in questa strada si affacciano 10 macellerie, di cui 9 sono macellerie kasher e una non è kasher, no? Noi abbiamo di fronte ai nostri occhi in quel momento una realtà per cui c'è una maggioranza schiacciante che ci fa pensare che statisticamente, ed è un concetto valido in Alata, statisticamente quella presenza di 9 macellerie ebraiche ci fa pensare che quella carne 9 a 10 è carne kasher. Quindi il principio in cui vale il concetto di Rov. Il Rov poi, questo concetto di Rov, a sua volta si distingue in due eventualità. Ruba in aramaico de ita de fanenu. La maggioranza che sta davanti a noi è quella che non sta davanti a noi. Che significa? Tecnicamente sono due termini tecnici. La maggioranza che sta davanti a noi significa che, come è il caso delle macellerie, noi ci abbiamo di fronte ai nostri occhi in questo momento l'attualità è che 9 sono così e 1 è così. Altrimenti la maggioranza che sta davanti a noi è una regola generale, per esempio quella che dice che le persone che si occupano della Shekhinah, la maggioranza delle persone che si occupano della Shekhinah, si presume che siano esperti. Questa è una regola generale che non riguarda il caso specifico e quindi abbiamo una maggioranza che è generale e una maggioranza specifica. In alcuni casi un'unica maggioranza non è valida perché si applica il concetto che sono necessarie due maggioranze. Caso classico. Una ragazza all'incrocio della strada, appena fuori città, viene violentata da qualcuno. Un atto omicidiale, quello che volete,
ovviamente condannabile e così via, può sorgere il problema di identificare se questo violentatore, se questo stupratore maledetto fosse ebreo o non ebreo. Ok. Come si ragiona? Qual è la presunzione? Allora, in questo caso sono necessarie due maggioranze. La prima maggioranza dice: gli abitanti della città vicina sono in maggioranza ebrei o no? E questa è una maggioranza. Secondo, le persone che vanno, girano, che circolano per quell'incrocio sono in maggioranza ebrei o no? Allora, per poter dire che questo stupratore era ebreo o non ebreo, è necessario che ci siano due maggioranze. Quindi abbiamo visto che nella regola ebraica ci sta, la maggioranza sta di fronte a noi e quella che non sta di fronte a noi. E poi ci sta, in alcuni casi, il tema della doppia maggioranza necessaria. Esiste un altro modo per arrivare alla certezza, che è quello del segno evidente, la prova evidente. Non ci si basa più sulla maggioranza, ma su un segno fisico. Per esempio, noi troviamo una persona è annegata, scomparsa, e poi ritroviamo un frammento del suo corpo, per il resto irriconoscibile. Se in questo frammento del corpo noi troviamo dei segni chiari di appartenenza a quella persona, noi possiamo dichiarare la morte di questa persona. Oggi, appunto, grazie alla genetica, il gioco è più facile, perché noi possiamo avvicinarci all'identificazione della persona confrontando i suoi reperti biologici precedenti con quelli della parte che abbiamo detto, e per verificare se quel pezzo effettivamente faceva parte di lui. Il caso recente, non tanto recente, ma insomma quando c'è stato il dramma delle Torri Gemelle a New York, in cui sono crollate, ci sono state, come sapete, migliaia di vittime, e tra queste migliaia di vittime c'era una sostanziosa componente ebraica, e di queste vittime non è rimasto altro che piccoli resti bruciacchiati. Allora, in questo caso pure è stato necessario, tra le altre cose, fare l'esame del DNA per poter identificare le vittime. Quindi, quando la figlia del faraone vede una cesta con un bambino che piange, che cosa dice? Mi ha il dea Ivrim. Oh, questo è il figlio di ebrei. Questo è il figlio di ebrei. Come fa? Allora, anche lei c'ha avuto un problema di accertamento di identità nazionale. Può essere che gli ebrei fossero fisicamente diversi per il colore della pelle o per qualcos'altro dagli egiziani. Può essere che portasse dei segni specifici di ebraicità addosso, oppure la circoncisione nel momento in cui gli egiziani non la facevano, segni specifici, oppure che la figlia del faraone si basasse su concetti di maggioranza. E chi è che adesso, cioè, ci sono molte persone che abbandonano i neonati, ma chi è che può abbandonare un neonato in questi momenti di persecuzione? Può essere una famiglia ebraica. Quindi immaginate, c'è una storia raccontata nel 600. A Venezia trovarono un bambino abbandonato nel ghetto. Un bambino abbandonato nel ghetto è un bambino ebreo o un bambino non ebreo? Il fatto che fosse stato abbandonato nel ghetto venne deciso come prova decisiva del fatto che fosse ebreo. Quindi noi nel dubbio abbiamo la possibilità di dirimere i problemi o con la maggioranza, che può essere maggioranza semplice, maggioranza doppia, maggioranza che sta davanti a noi o non davanti a noi, o con la prova. In questo caso, come possiamo utilizzare il concetto del DNA? Come? In che maniera? Ecco, a questo punto si ritorna sul piano scientifico, perché devono essere gli scienziati a dirci quanto sia attendibile la dimostrazione che deriva da questo esame. E malgrado sia estremamente suggestivo il fatto che il 40% degli Ashkenaziti e non altri possono portare questa alterazione, ci sono delle
prove, diciamo, statistiche che dimostrano che la prova non è decisiva. Qua, per chi è esperto di statistica, potrà sentire musica nota, per chi non è esperto, si tratta di un campo estremamente complicato, ci sta un teorema statistico fatto nel Settecento, attribuito a Bayes, il teorema di Bayes, che indica quale sia la probabilità di un evento in base a determinate condizioni. Adesso non posso entrare nell'ambito di qualche cosa che non gestisco neppure con conoscenze adeguate, ma la sostanza del discorso è che per poter applicare con certezza il teorema di Bayes non ci mancano in questo caso dei dati precisi, perché la difficoltà sta nel fatto che la percentuale degli ebrei nel mondo rispetto al resto della popolazione è minima, è minima. Stiamo sicuramente sotto l'1 per 1000, dipende da zona del mondo, ma quindi se noi dobbiamo andare a cercare una cosa del genere dovremmo avere delle certezze più alte, almeno partire col 2% di popolazione ebraica rispetto alla determinata popolazione, e allora potremmo fare dei calcoli più precisi. In assenza, questi calcoli precisi non si possono fare perché ancora non possiamo escludere che queste variabili non siano presenti anche nel resto della popolazione, perché tra l'altro si possono produrre spontaneamente in qualsiasi generazione, oppure se noi ci abbiamo avuto una battezzata di 300 anni fa che si è mescolata, che ce l'aveva, si è mescolata rispetto alla popolazione generale, quante la pesca, quanta gente la popolazione generale ce l'ha. Quindi è molto difficile. Allora, allo stato attuale della conoscenza, parlo di circa 4-5 anni fa, i matematici dicevano che il teorema di Bayes non è applicabile, non dà soddisfazione rispetto a questo problema. Quindi, questo significa, in altri termini, in termini di Halakha, che questa dimostrazione non è una prova certa e assoluta, inoppugnabile. D'altra parte, è qualcosa di presente e di solito. Quindi, la conclusione di questo discorso, almeno secondo la maggior parte delle persone che se ne sono occupate, è che da sola questa prova non è sufficiente, ma messa insieme ad altre prove o altri indizi può contribuire a una decisione finale positiva. Ben inteso, se noi troviamo questo segno e lo troviamo in gente di presunta origine cinese, e lo possiamo associare ad altri segni, noi possiamo arrivare alla conclusione che la persona è di origine materna cinese. Se queste mutazioni non le troviamo, questo non vuol dire affatto che la persona non sia ebrea. Basta una madre non ebrea che si è convertita all'ebraismo per darci un patrimonio genetico completamente differente, ma poi ci sono intere altre popolazioni che con questa cosa non c'hanno niente a che vedere. Io non so, per esempio, gli ebrei italiani non ashkenaziti che cosa c'hanno, su loro non hanno fatto le ricerche l'hanno fatte però, per esempio, sugli ebrei caucasici della Georgia, nei quali hanno dimostrato la presenza di altre mutazioni completamente differenti da quella di cui stiamo parlando. Praticamente, per stringere questo discorso, bisogna che vi do anche la novità finale. 2 anni fa, il famoso dogma per cui il collo dello spermatozoo non entra a far parte del patrimonio cromosomico dell'uovo fecondato è saltato per aria, perché si stanno cominciando a dimostrare che parti di DNA mitocondriale paterno scivolano anche dentro l'ovulo della donna. La discussione aperta, ancora non sono arrivato a conclusioni finali, ma comunque, se questo fosse vero, tutto il scoraggiamento che abbiamo fatto se va a farsi benedire, perché se uno questa alterazione l'ha avuta dal padre, se l'ha avuta dal padre, il padre poi ha avuto una compagna non ebrea, non ebreo, se fosse stata tutta in linea materna andava bene, così non andrebbe più bene. E questo noi dobbiamo quindi stare attenti agli sviluppi scientifici, ma usare questi sviluppi scientifici con molta attenzione, ma anche con molta cautela alacrica, la cautela che fanno i nostri maestri è importante. Tra l'altro, tutto questo discorso ci porta di fronte alla difficoltà micidiale
di applicare concetti generici all'identità ebraica che noi sappiamo quali danni micidiali ci hanno fatto in passato e quindi questo impone maggiore cautela. Bene, io ho finito in 40 minuti questa terribile esposizione, molto tecnica, ma per le sue implicazioni penso che sia stata interessante e vi ringrazio.